Va bene, qual è l'origine del problema? La versione, diciamo, soft e diciamo più favorevole sia a BNL che ai correntisti è che ci sia stato un semplice errore tecnico interno. E vabbè, qualche cosa nei sistemi informativi, forse in corrispondenza con la Pasqua, e quindi magari più persone in ferie, magari un livello di attenzione leggermente minore, si è inceppato e quindi è successa questa cosa. La versione invece un po' più drammatica, che però forse temo sia più probabile, è che ci sia stata un'intrusione nei sistemi informativi, che ci sia stato un attacco. E quindi se è così, quello si chiama per il GDPR, per la normativa sul trattamento dei dati personali, si chiama tecnicamente data breach, cioè una violazione, una perdita importante di dati. E lì scattano tutta una serie di obblighi da GDPR, appunto, che insomma non sono simpaticissimi da gestire. Innanzitutto entro 72 ore. E il titolare del trattamento, in questo caso la banca, quindi dovrebbe segnalare al